Buonasera ai nostri telespettatori, parliamo in questa trasmissione di un tema globale che però è immediatamente percepibile negli effetti delle nostre vite quotidiane. Parliamo di cambiamenti climatici, il nostro tema è quello dell'azione immediata ed è il tema che è stato al centro di una serie di incontri da Milano fino alla COP26 di Glasgow che si è conclusa proprio la settimana scorsa e è al centro anche dell'azione e della riflessione politica. E culturale nella nostra regione. Per questo anche nel nostro territorio è importante che si generi al più presto una consapevolezza, una cultura e anche una strategia per fronteggiare quelli che sono già gli effetti che percepiamo quotidianamente quando vediamo come piove, quando vediamo gli effetti degli eventi estremi climatici anche dalle nostre latitudini, quando vediamo il tema del rincaro dei costi dell'energia, quando viviamo quotidianamente nella nostra attività e nella nostra vita di cittadini le conseguenze di un qualcosa che sembra inesorabilmente diretto ancora verso il peggio. Di questo parliamo con gli ospiti in studio per capire anche cosa possiamo fare noi nel concreto, nella vita di ogni giorno, per fermare questa deriva. Io saluto e ringrazio gli ospiti che hanno partecipato a questo incontro, a partire da Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo. Ben rivisto, ben ritornato nei nostri studi Di Buonasera. Marco. Il nostro amico climatologo dell'Università d'Annunzio Piero Di Carlo, anche lui abituale, insomma, interlocutore di questi incontri su temi così importanti, ben rivisto, ben ritrovato professor Di Carlo, e Buonasera. l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, ben tornato anche a lei nei nostri studi. Buonasera. Che appunto ci illustrerà come la Regione Abruzzo sta intervenendo, devo dire anche una posizione di avanguardia sia nei primi risultati che nella progettualità su queste tematiche. Io inizierei con Di Marco facendo un punto su, poi anche con gli altri ospiti, facendo il punto su COP26, dicevo l'evento più recente la scorsa settimana che si è conclusa con una sorta di patto di Glasgow che però insomma, è stato il frutto di una mediazione. Ricordo che si parla nel concreto di limitare a 1,5 gradi centigradi il riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali, obiettivo per il quale è necessario garantire riduzioni delle emissioni globali di gas serra con emissioni zero entro il 2050. In realtà c'è stata una mediazione perché il documento finale chiede di accelerare gli sforzi verso la riduzione graduale dell'energia a carbone, quindi il tema principale è il carbone, su cui c'è stata una sorta di veto da parte degli stati che hanno maggiormente ricorso a questa fonte energetica e quindi si parla invece di un obiettivo perentorio, si è arrivata a quello di una eliminazione graduale di questo combustibile fossile per ottenere così una mediazione tra tutti i paesi. Bla bla bla, ha detto Greta Thunberg, bla 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 anche secondo Legambiente. Buonasera. Glasgow ci lascia come chiusura della COP26 con due dati importanti. Il primo sicuramente è il mantenimento dell'obiettivo di quel grado e mezzo che ci dà, tra virgolette, lo scenario d'azione entro il quale muoverci. Il secondo elemento, a nostro avviso, che è quello di criticità, è che noi di fatto abbiamo rimandato scelte importanti come la costruzione poi della roadmap degli interventi alla COP26 che si terrà l'anno prossimo in Egitto. Cioè, siamo tutti consapevoli che ormai il dramma di come affrontare l'emergenza climatica e di quello che è lo scenario possibile è chiaro, però al tempo stesso tardiamo a mettere in campo quelle azioni che sono necessarie perché giustamente, come si diceva anche nella fase introduttiva di questa trasmissione, bisogna correre perché abbiamo di fronte a noi delle scelte che vanno fatte nell'immediato. È chiaro quindi che da questo punto di vista la COP26 non ci può soddisfare appieno, anche perché c'è una freddezza di alcuni paesi come India, Cina, Russia che frenano ancora su alcuni
alcune realtà critiche, ma anche l'Europa, diciamo, non ancora si spinge fino in fondo nella definizione di poi quelli che sono gli assi di interventi, perché al di là, diciamo, delle azioni dirette degli stati importanti, dobbiamo tenere dentro anche un'altra variabile importante, che è quello poi che è quella poi dell'impatto che ha il cambiamento climatico e anche poi tutti i fenomeni drastici che sono sotto gli occhi di tutti, che vediamo, che impattano maggiormente soprattutto con i paesi poveri. Quindi c'è anche questo elemento di intervento a favore, diciamo, delle realtà più povere, perché ci siamo di fronte a una sfida globale, cioè non sta solo a noi vincerla, ma la dobbiamo vincere tutti insieme. Questo ovviamente ci dice che dobbiamo mettere azioni più convincenti e anche risorse più forti, perché dicevo, l'Europa non è stata convincente fino in fondo, perché è vero che il carbone è un elemento di criticità, ma finalmente dobbiamo iniziare a mettere in campo azioni di uscita dalla gestione di tutte le fossili, e questo è un messaggio che è passato, però non è venuta fuori la strategia che poi mette in campo questa uscita. E anche l'Italia da questo punto di vista deve rivedere qualcosa, perché per esempio per quanto riguarda il piano nazionale integrato legato appunto al clima e energia, ha degli elementi a nostro avviso ancora più limitativi, nel senso che si ragionava su un abbattimento delle emissioni climalteranti che possono tranquillamente spingersi oltre, raggiungere il 65%, perché se il pacchetto clima che ha tirato fuori la Comunità Europea diciamo quest'estate faceva riferimento al raggiungimento del 55% di abbattimento delle emissioni climalteranti, noi possiamo dire con tranquillità che questo sforzo va accentuato e va portato intorno al 65%. Ci sono tutti gli strumenti, e sicuramente la transizione energetica puntando alle rinnovabili è fondamentale per portare avanti questa discussione. Tra l'altro i dati ci dicono che comunque la produzione elettrica da fonti rinnovabili ha superato pienamente le vecchie forme di produzione fossile. Quindi la transizione è possibile anche nel concreto. Professor Di Carlo, COP26 è stato un evento, inutile girarci intorno, soprattutto politico, ma dal punto di vista scientifico che cosa è emerso in queste settimane, compresa anche, insomma, la sessione di Milano che ha preceduto la COP? Insomma, quali sono le tematiche di cui discutete voi rispetto agli scenari che si aprono per il pianeta? Allora, fondamentalmente noi poi discutiamo di matematica, perché qui il punto è questo. L'obiettivo di un grado e mezzo è eccellente, che è stato ribadito. Il dramma è che si ribadisce quell'obiettivo, però poi le politiche per attuare tutto ciò non vengono definite e si rimanda all'anno successivo. Abbiamo detto 55% di riduzione al 2030, zero emissioni al 2050. 2030 sono 8 anni, basta un semplice calcolo e vedere di quanto dobbiamo ridurre ogni anno per raggiungere quell'obiettivo. 55 diviso 8, è semplicissimo. Se noi vediamo che ogni anno non facciamo ciò che non facciamo un anno, dobbiamo farlo il doppio l'anno dopo. E questo è il problema. Il problema grosso è proprio questo, che purtroppo le scelte poi forti non vengono prese, si cerca sempre di rimandare. È una questione, come diceva giustamente Giuseppe, anche se vogliamo dal punto di vista di aiuto ai paesi poveri. Per esempio l'impegno di Parigi, parliamo del 2015, di 100 miliardi l'anno dei paesi sviluppati da mettere sul tavolo per aiutare i paesi non sviluppati, non è stato poi mai portato a termine, sono stati investiti solo 70 miliardi in tutto da allora. Quindi quello è un problema. Il problema della riduzione che viene rinviata significa in qualche modo aggravare sempre di più il problema. Se noi pensiamo che l'anno scorso con il Covid in Italia la riduzione di emissioni è stata del 9%, più degli altri paesi perché abbiamo avuto un lockdown lungo, quest'anno ovviamente abbiamo già azzerato tutto. A questo punto è evidente che se vogliamo andare in quella direzione dobbiamo prendere delle decisioni forti, e in più secondo me bisogna anche capire che lì c'è sviluppo, lì ci sono posti di lavoro, perché è inutile girare attorno al problema. L'aspetto economico è fondamentale.
Allora, se non si cambia paradigma e si prende coscienza che i nuovi posti di lavoro verranno dalle rinnovabili, dall'idrogeno, da tutte quelle tecnologie nuove, e alla fine non faremo mai quel salto. Parlare ancora di carbone nel 2021 veramente è paradossale. Il carbone è stato riconosciuto come inquinante prima non climatico, ma per le vie respiratorie a partire dal 1950, con i fatti di Londra e di Los Angeles. Dopo tutti i 70 anni stiamo parlando ancora di abolire il carbone. È chiaro, a noi può interessare, cioè, l'Abruzzo quasi nulla, perché per Zero. fortuna non Abruzzo. abbiamo centrali al carbone. In La... Italia ne abbiamo solo 6 ancora. Però è evidente che c'è veramente un ritardo. Se noi andiamo con questi ritmi, se vediamo quanto è stata ridotta l'emissione di gas serra negli ultimi 30 anni in Italia, è il 17%. Adesso, in 8 anni, fare il 55% significa iniziare non oggi, significa iniziare ieri, ma correndo come matti per raggiungere quell'obiettivo. Certo. Altrimenti, siamo fuori. Appunto, premettevo che si tratta di un evento soprattutto politico. Allora, al politico che è presente nei nostri studi, chiedo anche un commento. Nicola Campitelli, peraltro, l'Abruzzo nelle varie COP ha avuto anche un suo ruolo nella stesura dei documenti. C'è la dichiarazione finale del nostro ministro Cingolani, che si è detto non soddisfatto, ma deve prendere atto che è meglio avere a bordo due paesi come India e Cina, che avevano messo un sostanziale veto e che quindi rischiavano di far saltare tutto, con una mediazione che è comunque possibile, rispetto al fatto di vedere il fallimento di una strategia che non può non essere planetaria, perché insomma noi nel nostro Abruzzo stiamo facendo tanti sforzi, l'assessore ce lo dirà, è una regione, come diceva anche Piero Di Carlo, coal zero, come si dice. Però è chiaro che noi siamo veramente una piccola realtà nell'ambito di una situazione che riguarda l'intero pianeta. Allora, qual è il suo giudizio? Qual è la sua lettura, anche in qualche modo da protagonista di questa fase che si è chiusa con COP26, soprattutto su quella che si apre da oggi? Allora, COP26, diciamo la conferenza sul clima, io non ho partecipato a questa COP, ho partecipato a quella di Madrid, Dello scorso anno, di sì. COP25, tenuto conto che stiamo vivendo un'epoca un po' unica in senso generale, l'epoca diciamo della Next Generation, del Green Deal, dove la comunità europea comunque mette a disposizione fondi importanti da una parte per la lotta a un'altra emergenza che è quella sanitaria, e dall'altra parte fondi a disposizione degli Stati membri per facilitare e raggiungere il prima possibile la transizione ecologica. COP26 credo che sia stato un po', dal mio punto di vista, un giusto mix tra l'ideologia e la ragione. Attenzione a non trasformare la lotta ai cambiamenti climatici in una lotta tra buoni e cattivi, perché qui l'obiettivo di tutti quanti noi è sicuramente quello della decarbonizzazione, del raggiungimento della neutralità climatica, però senza avere vittime occupazionali della transizione ecologica. Quindi vogliamo raggiungere gli obiettivi, è il nostro primo dovere, ma nello stesso tempo non dobbiamo metterci nelle condizioni di frenare lo sviluppo e mettere a rischio i posti di lavoro e quindi le famiglie. La transizione ecologica, da come la intendiamo noi come governo regionale, non deve essere un obiettivo fine a se stesso, ma deve essere un percorso che deve accompagnare ovviamente la Regione Abruzzo, il Paese Italia, l'Europa, nel governare questa transizione ecologica e nel trovare il giusto equilibrio tra quelle che sono le esigenze antropiche, quindi lo sviluppo, l'economia, la creazione di posti di lavoro e nello stesso tempo tutelare le nostre risorse ambientali e le nostre risorse naturalistiche. Credo che ci sia stato un COP26 ci abbia dato un insegnamento importante, che bisogna lavorare insieme ed è questa la strategia che noi come governo regionale stiamo mettendo in campo, una strategia di sviluppo sostenibile che sia basata su un modello partecipativo, con gli enti, con le università, con le associazioni, perché tutti quanti insieme vogliamo raggiungere questo obiettivo nobile e lo possiamo fare se tutti i cittadini vengono responsabilizzati rispetto a un problema molto più ampio. Credo
Credo che il momento, come dicevo prima, è un momento particolare. Nel COP25 di Madrid c'era uno slogan che si ripeteva di continuo: It's time to act. È il momento di agire. È il momento di agire, noi abbiamo il dovere di agire. Non credo che sia arrivata però la fine del mondo, la fine dell'umanità. Credo che dobbiamo fare di tutto per arrivare a raggiungere quegli obiettivi importanti sulla neutralità climatica. Nel frattempo, a proposito di neutralità climatica, si ricordava obiettivo da raggiungere nel 2030, arrivano attestati, dicevo, rispetto alle strategie messe in atto dall'Abruzzo, perché il primo report di Italy for Climate, un'iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con l'ISPRA, mette l'Abruzzo sostanzialmente al secondo posto dopo la Campania, certo, insieme ad altre regioni come Friuli, Lazio, Liguria e Marche nel raggiungimento di questo obiettivo della neutralità climatica. Le chiedo, Assessore, in brevissimo stavolta, di che cosa si tratta e se voi siete certi di cogliere l'obiettivo di qui al 2030. Innanzitutto è un riconoscimento oggettivo del grande lavoro che sta facendo questo assessorato, il mio dipartimento e questo governo regionale. Essere classificati al secondo posto, ma la seconda regione d'Italia più performante dal punto di vista ambientale, sì, è una grande soddisfazione, ma è anche un dato oggettivo. Per me non è una novità, perché so benissimo e sappiamo benissimo quello è il grande sforzo che noi stiamo facendo attraverso i progetti, attraverso atti concreti che poi ci devono portare in quella direzione. Quindi a che percentuale siamo dell'obiettivo? 50, 60, 70? Allora, i numeri non mi piace dare dei numeri, però io vedo i progetti che noi abbiamo in campo. Noi siamo una delle pochissime regioni che ha fatto un progetto regionale sulla mobilità sostenibile, dove in sostanza noi concepiamo la mobilità sostenibile non solo come un mezzo di trasporto, ma anche come un mezzo per arrivare a quella neutralità climatica. Certo. Quindi c'è un insieme di azioni in qualche modo. Un insieme di azioni, piste ciclopedonali, certo, dire, abbiamo certo diversi progetti che poi magari ne parleremo appunto. Dopo, e questo mi serviva proprio per entrare nel merito delle specificità della nostra regione. Allora io direi di fermarci per una prima pausa, perché poi voglio fare un secondo giro parlando proprio dei problemi quando ci vengono purtroppo a toccare e investire più direttamente dalle nostre parti. A tra poco. Siamo tornati in studio, stiamo parlando dell'emergenza cambiamenti climatici, delle azioni da mettere in campo, e ora parliamo del nostro territorio. Lo facciamo con Giuseppe Di Marco di Lega Ambiente per primo, perché io citavo alcuni aspetti che poi sono tutte declinazioni del problema principale dei cambiamenti climatici che noi viviamo direttamente. Ce ne sarebbero tanti altri da aggiungere: crisi idrica, il problema della difesa della costa, il problema dell'urbanistica, perché insomma, ecco, per esempio c'è uno studio dell'Enea che ricordiamo ormai, l'abbiamo più volte citato, del 2018, secondo cui ci sono 7 nuove aree a rischio alluvionale entro la fine del secolo, quindi diciamo a stretto giro, se ne vogliamo cogliere le conseguenze a livello urbanistico. Di queste 7 località in Italia ce ne sono 3 abruzzesi: Pescara, Martinsicuro e Fossa Cesia, che diventeranno zone alluvionali di qui alla fine del secolo. Quindi significa progettare anche un'urbanistica che poi, Assessore, lei anche è una delle sue deleghe, guardi a questo scenario. L'industria, il tema che viviamo quotidianamente, delle bollette con l'aumento dei costi dell'energia, l'aumento dei carburanti giorno per giorno, e anche tutti gli interventi relativi all'edilizia sostenibile con il super bonus. Ecco, quali tra queste azioni nel nostro territorio, alla luce di tutti gli studi che voi avete fatto anche come ambiente, è urgentissima rispetto a tutte queste cose urgenti? Cioè, la prima cosa che lei metterebbe come azione pronto soccorso al nostro ambiente in Abruzzo? Ma in questo momento noi dobbiamo avere la forza e la capacità di vedere il mondo tutto attaccato, nel senso che noi siamo dentro due emergenze, una sanitaria e una climatica. Purtroppo storicamente, ma non è solo una questione della regione Abruzzo, questo è un problema, diciamo, di paese Italia, che ogni volta ha fatto sempre poca prevenzione, ha sempre rinviato le scelte e poi si è anche distinta in modo eccelso nell'affrontare le emergenze. Queste in campo però sono due emergenze estremamente importanti. Io ricordo la frase di Papa Francesco nel primo lockdown in Piazza San Pietro, quando disse:
Pensavamo di vivere sani in un mondo malato. Il problema è che noi abbiamo tutta una serie di criticità che abbiamo sempre rinviato nel tempo, e questo non è un problema, diciamo, della politica di oggi, ma come è anche un problema non solo della politica ma anche dei cittadini, perché è un aspetto culturale. Uno degli elementi chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che cerca di fronteggiare queste due emergenze, sanitaria e climatica, e di avviarci a questa tanto agognata ripartenza, è anche un processo culturale di riforma che accompagna le risorse messe in campo, perché non è solo un problema di utilizzo di risorse, ma soprattutto di saperle utilizzare nella direzione giusta. È chiaro che in questo momento, io capisco anche la riflessione dell'assessore Campitelli, per tanti anni ci hanno accusato di fare anche un po' terrorismo ambientale quando denunciavamo una serie di criticità, e quindi oggi ci piomba tutto addosso, e quindi dobbiamo anche essere bravi noi a reggere l'impatto d'urto di queste due emergenze. È chiaro però che dobbiamo accelerare dando quelle risposte che finora non sono state date. Gli strumenti però ci sono. Qui ha ragione il professor Di Carlo quando dice che l'uscita avviene attraverso elementi nuovi. Noi dobbiamo finalmente avere il coraggio. Se c'è una frase che riassume tutto, diciamo che questo è il tempo del coraggio. Dobbiamo mettere in campo quelle azioni che ci portano in una direzione nuova. È chiaro che questo percorso va accompagnato, perché non è solo un'azione di tutela ambientale o di affrontare l'aspetto meramente ambientale. Dentro c'è una dimensione sociale ed allo stesso tempo economica che va accompagnato. Però ci sono tempi che purtroppo non collimano con determinate urgenze. Allora dobbiamo avere il coraggio di fare chiarezza. Quali sono queste urgenze? Dobbiamo fronteggiare l'adattamento e la mitigazione climatica? Sono stati fatti tre esempi di città su cui bisogna intervenire con maggiore prontezza. È chiaro che tutte le azioni che vanno poste in questa direzione devono guardare a questi nuovi modelli. Non possiamo più aspettare, faccio un esempio banale, non possiamo continuare a discutere di megalod 2 e 3 in un'area alluvionata quando addirittura un'intera città rischia di trovarsi in questa condizione. Quindi, come abbiamo detto anche nella prima fase di analisi, quando sono state presentate le azioni regionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo visto degli elementi importanti, innovativi, che vanno nella giusta direzione, però bisogna trovare il coraggio. È arrivato il momento di cassare definitivamente quegli impianti, quelle strutture, quei progetti che non nulla hanno a che vedere con le sfide di questo momento. Cioè, non parliamo neanche di futuro, parliamo di un immediato che ci porta su nuove sfide. Quello che non funziona va tagliato, certo, in modo forte e deciso, perché comunque poi ci sono delle eccellenze che stanno emergendo, e stando sui territori noi vediamo che comunque i territori iniziano a ragionare su questi nuovi pilastri: economia circolare, transizione ecologica, fonti rinnovabili, comunità energetiche e green community. C'è un ragionamento che va in questa direzione, digitalizzazione dei servizi. Immaginiamo solo il discorso che le nostre aree interne non sono ancora accessibili, non hanno ancora, diciamo, quella forza di accesso a una serie di tipologie di servizi che sono già scontati sulla costa. Cioè, sono questi ritardi le vere criticità che vanno riconosciute, in modo che noi le affrontiamo definitivamente e spostiamo l'asticella una volta per tutte, perché la sfida è storica. Professor Di Carlo, sarà perché è inverno, sarà perché stiamo rivedendo queste immagini, però io mi sono fatto questa domanda che sto ponendo a voi, anche a me stesso, e penso che, volendo stare sul concreto, l'emergenza principale, anche guardando quello che è accaduto in queste settimane in altre regioni dell'Abruzzo, sia quella di mettere in sicurezza il proprio territorio, a partire dai fiumi, della loro manutenzione, perché possiamo dire che finora siamo stati fortunati nel non avere episodi come quelli che abbiamo visto in Sicilia, in Sardegna. Ecco, ci parli degli effetti di queste precipitazioni, del modo in cui il tempo cambia improvvisamente nel giro di poche ore, anche che cosa dobbiamo fare nell'immediato per poter insomma, garantire anche la nostra incolumità in questo scenario, che secondo me è l'intervento che deve essere affrontato magari con la stessa determinazione di come affrontiamo la pandemia, perché poi diventa un problema di protezione civile. Assolutamente sì. Allora, parlava di fiumi, ma parliamo anche delle nostre dighe. Noi siamo una regione fortunata, perché noi abbiamo ereditato delle infrastrutture
che i nostri nonni, i nostri padri hanno costruito nel tempo e ci hanno dato, per esempio, la possibilità di essere una regione che ha delle rinnovabili come l'idroelettrico dagli anni 20. È chiaro che sono strutture molto importanti che però adesso necessitano di manutenzione. Quindi noi, per esempio, sotto quel punto di vista non è che dobbiamo inventare granché, dobbiamo cercare di preservare quello che abbiamo. Abbiamo il lago di Campotosto, il lago di Bomba, sono tutte costruzioni dei nostri antenati che noi dobbiamo assolutamente tutelare, perché da una parte ci garantiscono energia elettrica rinnovabile, dall'altra sono una risorsa idrica importantissima. Quindi la manutenzione secondo me è fondamentale. Fondamentale stare attenti, ecco, come si diceva, all'adattamento. Queste città a rischio, se ci sono questi allarmi, è chiaro che tutta la progettazione futura deve andare nella direzione di tener conto di quelle che sono le previsioni. Parisi, come sapete, ha preso il Nobel anche marginalmente per i cambiamenti climatici. Lui giustamente ha detto, ha fatto una riflessione correttissima. Guardate che quello che vediamo oggi era previsto dai modelli anche 20 anni fa, 30 anni fa. Adesso affiniamo sempre di più i modelli, però le previsioni sono quelle. Non è che 30 anni fa hanno sbagliato di tanto. 30 anni fa dicevano quello che diciamo oggi, che sta succedendo oggi, che osserviamo. Per cui dobbiamo stare molto molto attenti su questo aspetto. Riguardo agli eventi estremi, è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno in Italia ci sono stati il 65% di eventi estremi più dell'anno scorso, quindi aumentano sempre di più e basta andare su internet, c'è un database europeo ormai che fa la catalogazione degli eventi estremi in tutta Europa, quindi lì possiamo vedere l'Italia, l'Abruzzo, come viene colpita. Noi fortunatamente quest'anno siamo stati salvati. Però è chiaro che dobbiamo essere pronti. Riguardo ai cittadini, i cittadini poi molte volte sono pure molto più bravi anche di noi, se volete. Io vedo, per esempio, quando ci sono i grossi acquazzoni, parcheggiare le macchine sotto i cavalcavia. Le persone si attrezzano, ho visto anche delle... può sembrare anche simpatico, però vedere persone che mettono sulle macchine i materassi. Perché? Perché l'uomo poi è abituato ad essere resiliente, quindi l'uomo si adatta, non è fesso. Quando ci sono eventi estremi si adatta, però è chiaro che l'uomo deve essere aiutato in tutto ciò anche dalla politica, dalla scienza, da tutti. Bisogna andare, come diceva Giuseppe, tutti insieme con un obiettivo unico. Se andiamo insieme, alla fine la sfida si vince. Siamo stati bravi anche col Covid, abbiamo fatto delle scelte anche, se volete, prima di altri paesi, e adesso abbiamo i frutti, li vediamo. Quindi noi come paese poi, se vogliamo reagire, sappiamo reagire, e secondo me bisogna farlo e tutti insieme. Quanto è importante la manutenzione, l'abbiamo visto peraltro anche l'estate scorsa con la situazione degli incendi. Nel concreto, Assessore Cantipitelli, io so che la settimana scorsa, per esempio, uno dei documenti che avete approvato qualche settimana fa, il mese scorso, riguarda il piano della difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti. Ecco, l'importante è pianificare le cose prima che succedano. Da questo punto di vista, anche per quel che riguarda l'estate, è il tema delle mareggiate, dell'erosione. Anche questo è un tema di vostra stretta competenza. Ecco, su questo che tipo di azioni vengono messe in campo? Per restare innanzitutto concreto, abbiamo capito qualcosa, credo, soprattutto nel novembre 2019, dove la regione Abruzzo è stata colpita fortemente da un'emergenza territoriale, sì, e ci ha fatto capire un dato, che lì dove l'emergenza climatica non viene affrontato e si trasforma in un'emergenza territoriale. È ovvio che la pianificazione è strategica. Molte volte la pianificazione viene sottovalutata perché non è uno strumento tangibile nell'immediato, però ti pianifica la vita e la qualità di vita dei nostri cittadini da qui ai prossimi 10, 15 e 20 anni. Noi abbiamo approvato il progetto Angora per quanto riguarda proprio la difesa della costa, quindi il progetto Angora che prevede un investimento di oltre 140 milioni da
lungo tutta la nostra costa, proprio per eliminare quel rischio erosione a cui andiamo incontro da qui ai prossimi anni. Ma soprattutto stiamo lavorando a uno strumento importantissimo che è la legge regionale 18 del 1983. La Regione Abruzzo ha una legge urbanistica di 40 anni fa. Era una legge sicuramente all'avanguardia all'epoca, perché comunque il principio dell'83 era un principio completamente opposto a quello di oggi, quindi dell'espansione e consumo del suolo, bisognava espandere le città e si dava poca attenzione a quella che potevano essere magari i temi di oggi, quindi i cambiamenti climatici, il problema territoriale. Noi invece stiamo concependo una legge urbanistica che sappia interpretare il mondo che è cambiato. Il mondo che è cambiato dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, demografico e anche dal punto di vista climatico. Questo è il nostro primo obiettivo, portare a casa una legge urbanistica, una nuova legge urbanistica dopo 40 anni. E sarà poi una legge, un testo unico che sarà un insieme di informazioni. E anche qui noi abbiamo stilato le linee guida. Le linee guida le abbiamo messe, ovviamente linee guida che vanno nella direzione che diciamo oggi noi, quindi la sostenibilità ambientale, la riduzione quindi delle risorse, come dire, ridurre gli sprechi dal punto di vista idrico, energetico, quindi e soprattutto aumentare la qualità di vita dei nostri cittadini. Le abbiamo messe in una piattaforma regionale dove tutti i cittadini hanno potuto dare un contributo. Quindi qual è il messaggio che ho voluto dare? Che la nuova legge urbanistica non è la legge urbanistica dell'assessore Campitelli, ma sarà la nuova legge urbanistica di tutti gli abruzzesi, certo, dove chiunque ha potuto dare un suggerimento, e adesso elaboreremo la bozza che poi farà l'iter legislativo all'interno del Consiglio regionale. Tra poco ci dovrà salutare Giuseppe Di Marco per un altro impegno, quindi anticipo a lui un po' il tema del prossimo tour di interventi. Partendo però proprio anche da queste misure di cui ha parlato l'assessore Campitelli, insomma, urbanistica innanzitutto, perché facevo l'esempio delle città a rischio alluvionale. Se io adesso acquisto una casa, il fatto che ci sia uno scenario così di qui alla fine del secolo diventa anche una cosa che incide sul valore economico dell'immobile che io vado ad acquistare, quindi riguarda le scelte future delle nostre generazioni. Quindi costruire innanzitutto sulla sicurezza, in luoghi dove c'è sicurezza, guardare l'espansione delle città, delle aree industriali a seconda di questo criterio. Quindi insomma la natura si riprende il suo compito, quello di definire dove la società deve muoversi. Quindi insomma, voglio dire, è una scelta politica ma è anche una scelta necessitata in qualche modo, urbanistica, ma anche il tema della difesa del suolo e della difesa della costa. Ecco, su questo quali sono i passi che sono stati compiuti, ma soprattutto quelli che devono essere ancora compiuti in maniera più decisa secondo voi? Ma anche qui la riflessione che facevo prima torna, nel senso che è chiaro, l'Abruzzo, ma un po' tutta l'Italia, è un territorio fragile, no? Rischio alluvionale, terremoti e anche il rischio idrogeologico dei piccoli comuni, cioè sono realtà che ben conosciamo da tempo, e si è cercato diciamo nel tempo comunque di operare in questa direzione, seppur non riuscendo a fare tutta quella prevenzione necessaria. È chiaro che poi quando esplode l'emergenza, un po' il parallelo che facevo prima con la pandemia, se hai un fisico sano di fronte a un'emergenza sanitaria rispondi in un modo, se hai poi delle fragilità è il rischio che poi le cose finiscano male, e purtroppo il Covid questo ce l'ha insegnato. È chiaro che tutto questo ovviamente trova degli elementi nuovi di discussione, ma valgono, come dicevo prima, per la politica che deve fare certe scelte con più forza, vale anche per il tessuto sociale, ma vale anche per il nostro mondo, perché se noi chiediamo di uscire, diciamo, da questi vecchi modelli di gestione territoriale, perché anche sul, diciamo, sul sistema di difesa delle coste sono stati sempre applicati vecchi
Vecchie azioni che non hanno soddisfatto e non si è avuto, diciamo, la prontezza di correggere alcune questioni. Il progetto Anchor è un progetto che è arrivato dopo, iniziando a discutere di una serie di realtà, però prima sono mancate altre questioni. Diciamo, noi purtroppo abbiamo questo elemento del fattore tempo che spesso ci sfugge. Il tempo è fondamentale. Oggi siamo tutti consapevoli, paradossalmente, di quello che dobbiamo fare, e questa consapevolezza comunque inizia a venire fuori non solo dai territori, ma anche, diciamo, da quelle che poi sono le rappresentanze politico-istituzionali e anche, diciamo, non istituzionali. Il problema però qual è? Che tutto questo è fatto in un lasso di tempo strettissimo. Vanno accelerate le azioni e questo cambiamento di passo è anche una responsabilità nostra, del nostro mondo ambientalista, perché per esempio quando noi parliamo di costa dobbiamo anche iniziare a capire laddove gli interventi iniziano a essere inutili, perché non ci possiamo permettere di dilapidare risorse dove non servono. Faccio un esempio, no? Il tema sulle concessioni demaniali è dovuto arrivare a una sentenza del Consiglio di Stato che ha messo fine a una serie di rimandi, di indecisioni e di, diciamo, non prese di posizioni determinanti. Adesso ovviamente si entrerà nel merito diciamo anche di quanto ha messo in campo la Corte, però mi è piaciuta una riflessione che ha fatto non un'associazione ambientalista e non, diciamo, chi viene dal mondo classico, ma chi viene proprio da quel mondo. E mi riferisco al presidente Confcommercio di Jesolo, che fa determinati numeri e a un certo punto lui dice: il nostro territorio, le nostre imprese non temono bandi europei, come per dire, l'Italia, questo veniva detto prima in precedenza anche dal professor Di Carlo, ha gli strumenti, ha quella capacità, anche quell'innovazione, ha una storia. Cioè, noi non siamo gente sprovveduta che non ha la capacità di intervento o non ha i mezzi, le conoscenze, il know-how. Anzi, spesso questo know-how, anche eccezionale, lo vendiamo all'estero. Quindi non ci dobbiamo spaventare, è come se ci fossimo un po' chiusi in un guscio negli ultimi anni e ritardato tutta una serie di interventi che oggi ci portano Certo. a queste paure, a queste difficoltà. Un esempio, e chiudo su questa riflessione, l'Abruzzo è vero, ha delle eccellenze anche, diciamo, dal punto di vista del mondo dell'impresa, che paradossalmente ci supera quasi anche sui temi della sostenibilità, no? Faccio riferimento per quanto riguarda per esempio la gestione dei rifiuti, al recupero dei pannolini che sottrarrebbe a discarica milioni di Certo. tonnellate di rifiuto indifferenziato, quindi ci aiuterebbe a entrare di più nel meccanismo, diciamo, della filiera dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti, e là anche noi dobbiamo essere bravi a dire che ok, non vogliamo l'inceneritore, non vogliamo la discarica, ma il biodigestore è una soluzione necessaria. Tra l'altro ci trascina anche su energie che hanno una dimensione più pulita. Però il discorso che rimane sostanzialmente è questo, che non possiamo vedere le cose in modo scollegato. Io prima questo l'ho detto, dobbiamo avere la capacità di tenere tutto insieme, perché una regione come l'Abruzzo, che ha delle buone performance riconosciute anche oggettivamente, come diceva l'assessore, non può permettersi di avere in corso una moratoria sulle rinnovabili. Cioè, questo è un elemento che noi abbiamo denunciato più volte nel corso di questo anno, ma dobbiamo mettere finalmente una parentesi di chiusura a questo, altrimenti non siamo credibili. In piena transizione ecologica ed energetica, un ruolo fondamentale delle rinnovabili, anche nel campo dell'agricoltura, perché sappiamo da dove è nata questa esigenza, perché c'è un'esigenza di tenere a sistema, diciamo, a tutela le aree di pregio, perché abbiamo anche produzioni importanti che vanno in quella direzione. D'accordo, però laddove questo non è possibile o non si incrocia con elementi anche di agroecologia, o di multifunzionalità delle aziende con le fonti rinnovabili, definiamo lo scenario in modo immediato
perché questa è una parentesi che va chiusa, perché non possiamo tenere questa macchia come regione, certo, per affrontare quello va bene, questa energia. Fermo restando che vanno studiate bene anche molte di queste società che si propongono su questo mercato in maniera criminale, sì. Diciamo. Allora, dobbiamo essere credibili, perché poi le società si muovono sempre all'interno di uno spazio che noi concediamo. Se noi siamo seri e credibili... Lo spazio è quello concesso dai margini della pubblica amministrazione, appunto, perché io faccio una società per una sola pala eolica, ne faccio 15 contemporaneamente, cioè abbiamo avuto degli esempi su questo territorio. Perciò dico, bisogna essere credibili, perché purtroppo questa non scelta che si è trascinata anche a livello nazionale, perché il problema nasce sempre dalla testa, e poi si traduce sui territori, però noi a un certo punto dobbiamo dire, ok, tuteliamo le aree di pregio vitivinicole, siamo d'accordo, però ragioniamo sull'eolico a mare, così ci togliamo finalmente di mezzo anche tutto il discorso del recupero delle piattaforme offshore, certo, che ormai certo, è acclarato in modo oggettivo che sono fuori scelte coraggiose, dunque. Scelte coraggiose. Io la ringrazio, la saluto qui in questo caso, Giuseppe Di Marco, Presidente di Legambiente Abruzzo. Noi andiamo avanti proprio su questo tema tra poco, dopo la nostra seconda interruzione pubblicitaria. Siamo tornati in studio, stavamo parlando lo faceva giustamente Giuseppe Di Marco di Legambiente, che da poco ci ha lasciato, della necessità di essere tempestivi con i tempi, ma appunto è un gioco di parole, ma l'assessore Campitelli sa benissimo che il tema principale è quello della riforma della pubblica amministrazione, per poter poi portare in porto tutto ciò che si progetta, tutto ciò che ha bisogno di applicazione. Sulla difesa della costa abbiamo perso tempo anche perché la pubblica amministrazione è inadeguata a gestire certi processi al momento. E su questo però c'è una grande sfida, e qui parto da Piero Di Carlo, che è quella del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci dà risorse tantissime ma tempi ben precisi. Su questo la pubblica amministrazione è chiamata a modificare le proprie tempistiche, ma soprattutto c'è bisogno di una progettualità cantierabile all'insegna della ecosostenibilità. Lei, da scienziato, appartenente al mondo della ricerca, vede in Abruzzo questa progettualità per poter arrivare a dei progetti che arrivino al risultato? Teoricamente abbiamo tutte le possibilità di fare ciò, è verissimo che i tempi sono stretti. Noi stiamo vedendo, per esempio, anche per quanto riguarda noi fondi che arrivano per assunzione di giovani e nuovi ricercatori, abbiamo tempi strettissimi, in pochi mesi dobbiamo espletare i concorsi, però vedo che alla fine poi di nuovo l'Italia, se vuole, anche in questo caso, sa essere brava, e le nostre amministrazioni, le nostre università riescono poi a espletare i bandi. Abbiamo concluso i bandi di dottorato in tempo, adesso quelli da ricercatore, e vengono fatti con i tempi strettissimi, per cui quando c'è bisogno di fare le cose in maniera molto stretta e veloce, riusciamo. Le possibilità sono tantissime, ci sono tantissime possibilità per i giovani, e secondo me dobbiamo cogliere questa occasione anche per far rientrare tantissimi giovani abruzzesi che sono fuori. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che li formiamo, sono nelle nostre università, sono persone e ragazzi molto bravi che vanno fuori e si affermano tanto, ed è un peccato che quelle risorse scientifiche, mentali, le dobbiamo perdere e regalare, perché poi è un costo sociale enorme. Un ragazzo, c'era uno studio che in Italia, come sapete, l'istruzione è abbastanza poco costosa rispetto all'estero, dall'asilo all'università uno studente, la formazione complessiva, studi passati, dicevano che costava anche 500.000 euro alla collettività, per cui perdere queste potenzialità è un peccato. Il PNRR ci dà questa possibilità, ha dei pilastri ovviamente. Il PNRR, per esempio, per quanto riguarda l'assunzione dei ricercatori, quest'anno chiedeva due tematiche, innovazione e green. Quindi è anche questo un aspetto molto importante da tener conto. L'innovazione e il green possono andare a braccetto, devono andare a braccetto, e il futuro è lì. Io cerco sempre poi di ricordare un altro aspetto. 3 anni fa, nel 2018, è stato dato il Nobel a Nordhaus. Perché? Perché lui
ha teorizzato 20 anni fa il fatto che si può tutelare l'ambiente, si può combattere i cambiamenti climatici facendo crescita, e quella crescita è duratura, dura nel tempo. Quindi secondo me dobbiamo riprendere quelle teorie, perché poi passano sempre in secondo piano, e metterle al centro, cioè dire: noi abbiamo la possibilità di far crescere questo paese, di riportare i giovani in Abruzzo su questi due pilastri, innovazione e green. Campitelli, nel concreto quali sono i progetti messi in campo, sia sul tema dei cambiamenti climatici, sia più in generale nell'ottica del PNRR in Abruzzo, visti anche i tempi di cui parlavamo? Sì, no, innanzitutto volevo sottolineare un aspetto, che noi come Regione Abruzzo, in piena pandemia, quando non ancora sapevamo quale sarebbe stato il nostro ruolo all'interno del piano nazionale del PNRR, abbiamo creato una cabina di pilotaggio dove in sostanza abbiamo fatto già una sorta di stress test ai nostri progetti e inviati tutti quanti al governo. Quindi siamo stati forse una delle pochissime regioni che in modo autonomo, in un'iniziativa solamente nostra, ci siamo fatti avanti per dire: ci siamo anche noi come Regione Abruzzo, 74 schede. È chiaro che va un attimino puntualizzato un discorso, che oltre alla transizione ecologica, energetica, se non l'accompagniamo anche con una transizione burocratica non andiamo da nessuna parte. Quindi è ovvio che bisogna innanzitutto cambiare la forma mentis della politica, dei tecnici, delle istituzioni in senso generale. Noi come Regione Abruzzo stiamo mettendo in campo progetti importanti che riguardano la mobilità sostenibile, che prima accennavo, che quindi non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo per arrivare alla neutralità climatica, ma anche come forma di promozione del nostro territorio, partendo dalla costa, arrivando alle aree interne, quindi ciclostazioni, percorsi ciclopedonali, recuperando gli ex tracciati ferroviari, i percorsi lungo i nostri fiumi. Quindi voglio dire, favorire lo scambio intermodale bici treno, quindi tutte cose che vanno in quella direzione. Siamo a favore della decarbonizzazione e lo sviluppo dell'idrogeno, dell'idrometano. Abbiamo un progetto in essere con la società TUA e l'Università dell'Aquila per sviluppare il primo motore idrometano. Stiamo cercando di trasformare la linea ferroviaria Sulmona, L'Aquila, Rieti, Terni, quindi un progetto interregionale in idrogeno. Siamo una delle primissime regioni che ha approvato una legge regionale sull'economia circolare, quindi il rifiuto non inteso più come un problema per il nostro cittadino, ma bensì come una risorsa, rifiuto come prodotto che possa essere poi inserito nel ciclo produttivo. Abbiamo un obiettivo: entro il 2035 dobbiamo diminuire al 10% le quantità di rifiuti che noi portiamo in discarica rispetto ai rifiuti che noi produciamo. È chiaro che per fare questo occorre andare un po' in controtendenza rispetto a quello che è successo in passato. La Regione Abruzzo è stata una regione che in passato ha detto sempre no agli impianti, sì alle discariche, e noi oggi ci potremmo trovare da qui al prossimo futuro dove non avremmo né impianti né discariche. Quindi è ovvio, come diceva prima anche Giuseppe Di Marco di Lega Ambiente, dobbiamo investire negli impianti di biodigestori, e da qui nella nostra regione, da qui a pochissimo partiranno e nasceranno nuovi impianti di biodigestori anaerobici, dove la Forsu, che entrerà all'interno di questo impianto, si trasformerà quindi una parte in fertilizzante da riutilizzare in agricoltura e dall'altra parte in biometano o energia elettrica. Dobbiamo migliorare la performance degli nostri impianti di TMB affinché gli scarti che poi escono da questi impianti si possano ridurre al minimo. Dobbiamo migliorare la qualità della raccolta differenziata affinché il rifiuto possa essere più pulito, quindi una raccolta più efficiente. Voglio dire, stiamo lavorando in questo senso, abbiamo approvato una legge regionale molto importante che proietta la nostra regione verso il rifiuto, ma soprattutto inserisce anche un principio, quella della comunità europea, che chi inquina paga e chi meno inquina meno deve pagare. Questi sono soltanto alcuni degli aspetti che noi stiamo portando avanti, ma la vera sfida da qui in avanti sarà: uno, la sensibilizzazione
dei nostri cittadini, quindi la formazione ambientale, best practice, la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali a 360 gradi, ma l'altra sfida è quella dell'efficientamento energetico dei nostri edifici, delle nostre abitazioni, perché è il settore più energivoro della nostra economia, consumando il 40% dell'energia complessivamente prodotta. È ovvio che questo dato, se da una parte può spaventare, ma dall'altra parte lascia anche ampi margini di miglioramento. Quindi, da assessore con delega all'energia, la mia intenzione è quella di intraprendere una rivoluzione energetica che parti dal basso, che punti ovviamente allo sviluppo delle rinnovabili, maggiore efficienza energetica e soprattutto anche autoproduzione. È ovvio che si capisce benissimo che il ruolo fondamentale a cui in avanti ce l'avranno le comunità energetiche. Il PNRR ha messo a disposizione circa 2,2 miliardi per le comunità energetiche. Anche qui noi come Regione Abruzzo siamo già in una fase avanzata, abbiamo approvato un progetto di legge in giunta regionale sulle comunità energetiche, cittadini che si mettono insieme, consumano l'energia che producono e lo possono vendere anche all'interno della rete. Questo sarà sarà la nostra vera sfida, anche perché se noi riusciamo a efficientare i nostri quartieri, i nostri edifici, le nostre abitazioni, raggiungiamo una molteplicità di risultati e di obiettivi, un risparmio energetico che si traduce in un vantaggio economico, tenuto conto che oggi la bolletta energetica rappresenta ancora una voce importante all'interno di un bilancio familiare. Sempre più, purtroppo. Poi è sempre più. Raggiungiamo un obiettivo ambientale, perché meno energia consumiamo e meno inquiniamo, e soprattutto, e questo è anche un aspetto che dicevo all'inizio della trasmissione, che vogliamo aumentare la qualità di vita dei nostri cittadini, creiamo anche un comfort abitativo migliore e quindi un miglioramento termoigrometrico all'interno delle nostre abitazioni, e quindi aumentiamo anche il comfort abitativo. Ecco come dobbiamo essere proprio bravi in questo, nel cercare di tradurre l'emergenza climatica in un'opportunità per tutti quanti noi. Io infatti volevo chiudere con Piero Di Carlo, togliendomi un paio di curiosità proprio sui temi delle emissioni di cui parlava l'assessore. La prima mi faceva riflettere sul fatto che noi per tanti anni, anche come insomma, osservatori e giornalisti, ci siamo occupati, in particolare la città di Pescara, del tema del PM10, delle emissioni. Piero Di Carlo più volte lo abbiamo interpellato proprio su questo argomento. In effetti ci siamo accorti, anche dal leggere la dinamica dei dati, che essi sono sempre più negativi nei momenti in cui sono accesi più gli impianti termici che in quelli in cui c'è una maggiore circolazione di veicoli, laddove ci sono le centraline. Cioè, voglio dire, è fondamentale questo passaggio, risulta anche a voi che probabilmente la vera sfida, oltre quella di naturalmente rendere più sostenibile la mobilità nelle città, è cosa che si sta facendo, anche Pescara sta vivendo delle battaglie in queste settimane piuttosto accese, ma insomma il tema reale sia davvero quella che con il super bonus tutti i cittadini capiscano che è il momento di cambiare impianti termici che contribuiscono in maniera molto più rilevante di quanto pensavamo all'inquinamento con le PM10 e con le altre sostanze. Risulta anche a voi dal vostro osservatorio? Assolutamente sì, ovviamente bruciare pellet, bruciare metano produce da una parte CO2, da una parte PM e NOx, quindi ozono. Le due cose vanno di pari passo, per cui, come diceva l'assessore Campitelli, è fondamentale fare questo passaggio nelle nostre abitazioni. Poi ci si mette un altro fattore che peggiora le cose, che d'inverno l'atmosfera libera è più bassa, per cui noi abbiamo quello che si chiama strato limite più basso, e quindi tende l'inquinante ad accumularsi. D'estate c'è più turbolenza e l'inquinante va via. Per cui d'inverno, se accendiamo più riscaldamento, e in più questi sistemi di riscaldamento non sono efficaci,
Fondamentalmente non abbiamo le pompe di calore, che sono ciò che stiamo mettendo esattamente nelle nostre case con il 110, è chiaro che andiamo a creare due problemi, un problema di qualità dell'aria in termini di PM e un problema per i cambiamenti climatici in termini di CO2. Quindi questo passaggio poi è doppiamente vincente, perché noi risolviamo due problemi, risolviamo il problema della qualità dell'aria nelle nostre città e il problema più globale dei cambiamenti climatici. Questo passaggio è assolutamente da fare, inevitabile, e ovviamente deve riguardare tutti, devono riguardare le nostre abitazioni civili, gli edifici pubblici, le nostre università, le scuole, perché ovviamente tutto l'insieme deve andare in quella direzione. La seconda curiosità che mi volevo togliere, appunto, rispetto alle emissioni, sulle strategie da adottare, ho sentito più volte pronunciare dall'assessore Campitelli la parola idrogeno, abbiamo parlato del carbone che insomma, è il tema globale di COP26, quindi accantoneremo. Abbiamo parlato delle materie dei combustibili fossili che insomma, vanno man mano, anche per i prezzi, insomma, ad essere meno competitivi. Ho visto Giuseppe Di Marco molto fiducioso sulle rinnovabili, ma non è che sia davvero il nucleare, lo abbiamo accantonato come paese da tempo. Ecco, anche dal punto di vista scientifico, non è che davvero l'idrogeno è l'energia che ci muoverà tutti nel futuro e che l'Abruzzo abbia azzeccato questo treno? A proposito di treni a idrogeno, poi, di cui parlava l'assessore. Allora, fondamentalmente, se uno pensa alla storia, dal carbone si è passati al petrolio, perché il petrolio ovviamente emette meno CO2, meno inquinante, è più facile da estrarre piuttosto che andare nelle miniere e mandare gli uomini lì sotto, e questo negli anni 60, 50, 60. Adesso è chiaro che ci si aspetta questa ulteriore rivoluzione, e l'idrogeno sicuramente è molto molto promettente. È promettente, però ovviamente anche lì bisogna stare attenti, nel senso che l'idrogeno nelle celle combustibili, per cui viene prodotta energia elettrica, è perfettamente pulita, zero CO2, zero NOx, è veramente l'ideale. Ovviamente questo idrogeno poi deve essere generato, perché l'idrogeno in atmosfera, diciamo sulla Terra, libera così non esiste, esiste nell'acqua, esiste nei nostri corpi, ovunque, però bisogna scindere l'H2 dagli altri composti, e lì è importante vedere come tutto ciò viene fatto. Se ciò viene fatto con le rinnovabili, abbiamo fatto veramente bingo, la strada è quella giusta. Poi c'è un altro aspetto, è quello di usare l'idrogeno, e qui c'è tanta ricerca che si sta facendo, come combustibile nei motori termici, quindi bruciare idrogeno. Quell'aspetto lì, diciamo, per un verso è molto promettente e eccellente, perché anche lì zero emissioni di CO2. Gli unici problemi sono che purtroppo l'efficienza di quei motori è molto bassa, 7% rispetto all'efficienza dei nostri motori termici, che poi non sono così efficienti, hanno un'efficienza del 20%. Il motore più efficiente è quello elettrico, che ha un'efficienza oltre il 60%. Per cui diciamo che l'idrogeno può essere la terza rivoluzione. Io spero tanto, sia come cella combustibile, anche nei motori termici, se la ricerca andrà avanti e ci darà dei motori più efficaci, lì c'è, diciamo, una produzione minimale di NOx, per cui bisogna stare leggermente attenti, però sicuramente zero CO2. E attenzione, l'università deve accompagnare questi processi di ricerca. Voi siete pronti? Assolutamente sì, ma noi collaboriamo. Adesso abbiamo appena sottomesso un progetto enorme con la Regione Abruzzo, sempre sul PNRR, per creare un ecosistema dell'innovazione sulla sostenibilità, clima e salute, sull'ex COFA, magari venisse finanziato. Lì abbiamo come partner Regione Abruzzo, Confindustria, Camera di Commercio, quindi veramente sarebbe una rivoluzione per il nostro territorio, per tutta l'Abruzzo, in termini di green e innovazione. È vero questo, lo chiedo all'assessore Campitelli per chiudere, insomma, l'industria e l'università sono alleati in questa corsa verso questa nuova fonte dell'idrogeno in Abruzzo? C'è un know-how che si sta... perché potrebbe essere veramente un indirizzo strategico, come lo è stato il polo farmaceutico per l'Aquila, il polo dell'auto per la Val di Sangro. C'è questa strategia generale? Guardi, poi è un'intuizione, allora, che è venuta solo alla politica, ma non ha riferimenti sul territorio. Io credo che il percorso che abbiamo davanti a noi non sarà un percorso semplice,
raggiungere gli obiettivi o percorrere, diciamo, la strada della transizione ecologica sarà anche una strada tortuosa, ma abbiamo il dovere di provarci. E l'unica possibilità che abbiamo per poter percorrere questa strada è quella che la facciamo tutti quanti insieme. Proprio per questo motivo ho istituito un tavolo regionale dell'idrogeno, quindi un tavolo istituzionale dove ovviamente ho convocato tutte le istituzioni, quindi l'università, di cui fa parte anche il professor Di Carlo, quindi l'università di Chieti Pescara, l'università dell'Aquila, sono presenti TUA come società di trasporto, certo. È presente ARAP, sono presenti quindi come rappresentante un po' del mondo produttivo e soprattutto sono presenti anche altri settori della regione Abruzzo, perché il tema della transizione energetica ecologica non è soltanto un problema del Dipartimento Ambiente, ma deve essere, come dire, un argomento che gioca un ruolo fondamentale in tanti settori e in tanti modi di pianificare le proprie attività. Quindi assolutamente sì, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per remare e andare tutti nella stessa direzione. Bene, io ringrazio Nicola Campitelli, ringrazio Piero Di Carlo, anche Giuseppe Di Marco che ci ha lasciato un po' prima. Spero che da questa trasmissione sia arrivata qualche informazione, indicazione utile o comunque un motivo di discussione anche per voi a casa. Grazie, arrivederci.